Se non hai la minima idea di cosa poter regalare a tua madre, tuo padre, tuo zio, tuo fratello, tua sorella, your partner, girlfriend, boyfriend, questo è il video per te. Hello everyone! Welcome or welcome back to my channel. Eccoci qua finalmente, sono tornata! Sono tornata! Mi sono mancata? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Ebbene sì, ho un po' di colore, ho un rossetto rosso, ma perché mai, perché mai? Perché siamo nel mese di dicembre, che è il mio mese. Questo video sarà breve e indolore, ma secondo me potrà aiutare tantissime persone della mia community, ma anche persone che magari sono di passaggio qui su YouTube e cercano dei consigli su i migliori regali di Natale da fare spendendo poco e facendo un'ottima figura. Lo so che il termine economico è abbastanza relativo, ecco perché ho fatto una suddivisione qua sotto nel box in descrizione, dove ci sono i prodotti che dimensionerò, alcuni li menzionerò, altri no, però tanto li trovate tutti qua, con le fasce di prezzo, quindi tipo dai 20 ai 30, dai 30 ai 50 euro e così via dicendo. Spero che questo possa aiutarvi. Il saluto della Grace, il saluto della Grace, break it down now. Il saluto di oggi va 25 underscore Francis underscore 11. Ciao Francis, ti mando un bacio grande. Grazie mille per far parte della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, ti lascio il link qua sotto, e attivare tutte le notifiche, quindi dei post, delle stories, insomma fammi sapere che fai parte della Instagram Family. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e partiamo con il regalo più semplice secondo me che si possa fare a una persona, specialmente se non la conoscete bene. Allora, come primo regalo, secondo me quello più semplice, proprio perché il prezzo lo scegliete voi e cosa comprare lo scelgono loro, sono le gift cards di qualsiasi tipo, possono essere di abbigliamento, per esempio quelle di Zara, ASOS, H&M. Il regalo che ti dà la possibilità veramente di fare qualcosa di buono e che le altre persone apprezzeranno proprio perché lo scelgono loro. Se invece volete fare un bel regalo, però volete spendere poco, allora vi faccio un esempio di alcune cose che io ho comprato, che secondo me sono super 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 belle, però le ho pagate la metà e alcune cose anche fino al 75% di sconto. Partiamo dalla tecnologia. Io sono fissata con la tecnologia, non so se lo sapevate, se non lo sapevate adesso lo sapete. Questo tipo di regalo secondo me è un regalo genderless, unisex. Questa è una cassa speaker Bluetooth di Fresh and Rebel. Oltre a fare da cassa speaker Bluetooth, fa anche da power bank, quindi ha un doppio utilizzo. Anche questa cassa Bluetooth non ha la possibilità come questa di essere utilizzata come power bank, però comunque è un pochino più portabile, la puoi mettere nello zaino, nella borsetta, te lo puoi portare in ufficio quando viaggi. Adesso purtroppo non possiamo, però anche in camera secondo me è un bel oggetto di design, cioè sono belli da vedere, tra l'altro esistono in diverse colorazioni. Questo si vede che è un bel capo, bello costoso. Ecco, se volete andare su qualcosa di bell'effetto e spendere un pochino di meno, io vi consiglio Zalando Privé. È un sito che a me piace tantissimo perché ha tanti marchi pazzeschi che hanno un prezzo super vantaggioso, però comunque vi potete permettere di prendere qualcosa di griffato, quindi moda, scarpe, vestiti, ma poi tutti i brand, c'è Misguided, ci sono le cose di Mango, ho visto Trussardi, Barberry, Tommy Hilfiger, Giascavalli, Fendi, accessori, ci sono gli orologi. Adesso vi faccio vedere un po' di orologi che potrete trovare all'interno di questo e-commerce. Orologi di Daniel Wellington, di Clues, di questo marchio che si chiama non lo so, vabbè, mi piace questo qua. E trovate orologi di tutti i marchi, quindi Daniel Wellington, Clues, Versus Versace, ho visto Tommy Hilfiger. Questo per esempio costava 165, una roba del genere, e l'ho pagato 60 euro. Quindi ve lo consiglio, anche questo modello è pazzesco, questo è di Daniel Wellington. Davvero davvero molto molto bello anche questo. Puntate anche sulle scarpe, le sneakers secondo me sono un bellissimo regalo da fare, le Vans.
Vans, le Adidas, le Nike. Io sono fissata con le scarpe, quindi se il mio ragazzo mi regalasse un paio di scarpe sarei molto molto felice. Bellissime ragazzi, le décolleté nere così in similpelle si mettono con tutto, quindi non potete sbagliare. E questi ragazzi, questi marchi qui li potete trovare sul sito di Zalando Privé. Vi lascio il link qua sotto, così potete dare un'occhiata. Mi piace ragazzi perché ci compro veramente di tutto. Ho comprato 7 di piatti, 7 di forchette, ho preso i miei nuovissimi bicchieri, vestiti di tutti i tipi, raga. Non so se vi ricordate questa foto che è piaciuta un sacco di persone, ancora non ho capito perché. Però questo è un vestito di Guess che costava tantissimi soldi. Adesso io non mi ricordo bene, magari ve li metto in sovraimpressione. L'ho presi scontati, quindi cioè è veramente un sito che offre la possibilità di comprare dei bei capi a dei prezzi super vantaggiosi. Moda, lifestyle, tech. Per quanto riguarda l'intrattenimento, allora io suggerisco anche qua abbonamenti per esempio Spotify Premium. Puoi fare un abbonamento di 3 mesi, di 6 mesi, di 1 anno, e puoi scegliere anche quanti account all'interno potrebbero ascoltare la musica tramite il tuo abbonamento. Quindi secondo me questa è un'altra idea molto carina. Un altro abbonamento secondo me super top che puoi fare è Prime Video, un servizio simile a quello di Netflix. Anche quello di Netflix secondo me è super valido. Se i vostri cari hanno già Netflix, Prime Video o uno di questi servizi, per quanto riguarda il cinema proprio, secondo me un'idea super valida è quello di abbonarsi a un servizio VPN che ti dà la possibilità di estendere la ghiera di film e di contenuti che la piattaforma Netflix per esempio offre. Io sono abbonato ormai da 1 anno a VPN Express, e che cosa succede? Che tutte quelle cose che in Italia non escono mai le potete vedere. Quindi questo significa che prendete questo abbonamento di 1 anno, tra l'altro vi fanno anche il soddisfatto rimborsati, io sono soddisfatta quindi non voglio essere rimborsata, e loro attraverso non so quale sistema, le loro magie speciali, ti danno la possibilità. Per esempio stavo guardando Girlfriends, stavo guardando The Vampire Diaries, che su Netflix italiano non c'è. Sì, è completamente legale, amici di Maria, altrimenti non sarei qui a promuoverlo, d'accordo? Non c'è nessun tipo di scorrettezza qua. Quindi sì, vi consiglio di magari fare un abbonamento di questo tipo, e così si potrà godere tutti i contenuti di Netflix presenti a livello globale. Quindi in Francia, se vi collegate con i VPN in Francia, ci saranno i contenuti Netflix che ci sono in Francia e che in Italia non ci sono. Think about that. Per quanto riguarda il cinema, sotto i 30 euro secondo me è una bellissima cosa da fare il Now TV Smart Stick, che è praticamente uno stick che attacchi al televisore, chiavetta USB con un telecomando. Puoi scegliere i pacchetti, per esempio se la persona te cara è appassionata di sport, di calcio, c'è il Now Smart TV Stick che ha 30 giorni gratis di sport, oppure c'è anche la Now TV Smart Stick però con 30 giorni gratis di intrattenimento. Quindi io lo lasci là, gli dai 30 giorni gratis e poi il resto se lo vede lui o lei o chi è. Per chi è amante del cinema secondo me è un bellissimo regalo da fare. Un'altra cosa, se volete fare un regalo un po' più particolare, che non sia una palette, un kit di rossetti, insomma qualcosa di sostanzialmente futile, regalate un albero. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Tridom è un'azienda che ti dà la possibilità di piantare un albero e regalarlo a qualcuno. Dico sul serio ragazzi, questo albero o questi alberi, perché se ne posso regalare più di uno, vengono donati a dei contadini nei paesi in via di sviluppo, nei quali Tridom, questa azienda, opera insieme a delle ONG locali che seguono i suoi progetti in America Latina, in Asia e in Africa. Guys, you know I hate plants, ok? Io odio le piante, le odio, I hate them. Ma perché le odio? Sostanzialmente perché non ho il pollice verde, e quando vedo che la pianta muore, I feel so bad, I feel so sad. E quindi ogni volta che mi viene regalata una pianta, cioè io so già che morirà. But with this, she's not going to die. Perché? Perché se ne prende cura qualcun altro. E se volete potete dare anche un nome al vostro albero, alla vostra pianta. Quindi secondo me è un dono personale, speciale, è un regalo che fai a qualcuno dall'altra parte del mondo e fai bene al pianeta. La prima cosa più importante di questo progetto, che mi sta molto a cuore, è il contrasto della desertificazione,
e dell'erosione del suolo sostanzialmente. La riforestazione, quindi più alberi si piantano e più queste zone desertificate si riforestano. L'assorbimento dell'anidride carbonica a livello globale, insomma ci sono tanti motivi per cui fare un regalo del genere secondo me, e trovo che sia, soprattutto in quest'anno così particolare, così strano, un bel regalo da fare. Poi credo che non sia la dimensione del regalo, il costo del regalo a rendere un regalo più importante. Secondo me è più il valore del regalo che acquista importanza. Io fossi voi ci farei un pensiero. Ho un codice sconto per voi. Ho chiesto all'azienda di darmelo, così per chi fosse interessato. Intanto vi lascio il link qua sotto. Se andate al checkout e digitate il codice OQ per una volta fino al 31 di dicembre al checkout, avrete il 20% di sconto, però una volta, quindi tutti gli alberi che volete, tutte le piante che volete le mettete nel vostro checkout, usate il codice per una volta e avrete il 20% di sconto. Domotica, per quanto riguarda questo argomento, secondo me è bellissimo regalare un Google Home piccolino o un Google Nest Mini, perché è un assistente vocale che ti dà la possibilità di fare tante cose all'interno della casa. Timer, accendere le luci, spegnere le luci, però se volete accendere e spegnere le luci dovrete comprare insieme delle luci Bluetooth che si collegano all'assistente vocale. Per esempio io uso a casa tutte luci Philips Hue, che però sono un po' costosette. Se avete la possibilità di comprare queste luci, comprate lo starter kit di Philips Hue Light, quelle colorate secondo me sono super carine, perché poi l'assistente Google può comandare e decidere le luci che volete nella vostra stanza, nella stanza della vostra persona cara. Un altro regalo sempre sotto i 30 euro è il Google Chromecast. Questo è un regalo che si può fare alle persone che hanno una TV classica, tradizionale, quindi non una smart TV. E perché questo? Perché dà la possibilità proprio alla televisione tradizionale classica di diventare una smart TV. Potete proiettare tramite la vostra applicazione YouTube, potete Netflix, Prime Video, tutti i servizi di streaming che hanno un'applicazione e hanno la possibilità di trasmettere tramite Chromecast, con il Google Chromecast lo potete vedere nella vostra televisione, e questo penso che sia possibile anche con Spotify. Quindi sono dei piccoli regali che però poi sono utili, perché nell'arco dell'anno si usano quotidianamente. Un servizio secondo me super figo che potete utilizzare se non avete tanti soldi è Cheers. È un servizio che ti dà la possibilità di stampare tutto quello che vuoi su tela, su carta stampata. Passiamo al make-up. Se non avete idea di cosa fare, ai vostri partner o alle vostre partner appassionati di make-up, io qui ho due kit che vi salvano una vita, secondo me. Questo è l'Icon Selection Sephora Favorites, è un kit dove trovate all'interno un mascara di Tarte, un liquid lipstick, un illuminante, questo qui può essere utilizzato anche sul corpo, è pazzesco, un rossetto di Charlotte Tilbury e una matita di Anastasia Beverly Hills per le sopracciglia. Però attenzione, if your partner is dark skin, quindi se il vostro partner o la vostra partner ha la pelle scura, questa matita non la potrà utilizzare, quindi su 5 prodotti un prodotto non potrà utilizzarlo. Poi abbiamo questo kit qua, secondo me questo è veramente top. Questo è il Sephora Favorites Superstar e all'interno ci sono dei prodotti che io amo tantissimo, dal primo all'ultimo. Anzi no, scusate, questo non lo conosco, però gli altri sono pazzeschi, li adoro veramente tanto, e quindi io vi consiglio questo kit perché ha anche un prezzo onesto, siamo sui 30, forse 40 euro e avete tutti questi prodotti. I'm like, you better think about it, Bubu Kitty. Se avete delle persone fissate con Rihanna o Fenty Beauty in generale, quest'anno Fenty ha fatto dei kit. Questo secondo me è un bellissimo kit da regalare, non lo so, magari insieme a questo. Qualsiasi persona che sapete sia appassionata di make-up, anche questo è un bellissimo kit, bello completo. Se fate questo, aggiungeteci questo o magari questo qua. Skincare. I cofanetti da considerare sono due. Quelli di Rituals, ragazzi, i cofanetti di Rituals veramente fate delle figure top, perché hanno veramente dei prezzi giusti. È veramente un bellissimo brand. Questo è uno dei loro kit più famosi. Shower gel, crema per il corpo, scrub per il corpo, e questo invece un sapone per le mani profumato, e costa tipo
23 euro, cioè ci sono un botto di prodotti, questo poi fa un figurone perché è enorme e raga ha una profumazione pazzesca, questo secondo me è un bel regalo da fare alla mamma, cioè proprio qualcosa di super super top, ho fatto un bel figurone, tra l'altro anche la scatola carina. Un buon rapporto qualità-prezzo vi fa fare un figurone perché ci sono un botto di robe, cioè non penseranno mai che avete speso solo ed esclusivamente 23 euro. Se avete qualche soldino in più da spendere andate su dei kit un pochino più sostanziosi, questi li trovate da Douglas, sono di Tea Cosmetics e sono dei kit skincare. Qui avete una crema giorno anti-aging, quindi per un pubblico un pochino più adulto. Sempre sulla skincare, secondo me questo è un ottimo kit perché avete un tonico e due creme all'interno, ma poi anche il pacco secondo me si presenta molto bene, super natalizio, e comunque Belief non è un brand economico. Con questo pack qua invece avete dei prodotti ad un prezzo super vantaggioso. Belief è un brand che mi piace tantissimo perché i prodotti sono impercettibili sul viso, però danno comunque idratazione. Anche questo è un regalo secondo me che potete fare a prescindere dal genere, cioè proprio un prodotto top per qualsiasi persona. Un regalo carino che secondo me soprattutto i teen possono apprezzare è il mini starter kit skincare di Kylie Skin, costa 39 euro più o meno, 40 euro, e secondo me è un bel regalo da fare, carino, e poi vabbè tutto quello dove tutto ciò che riguarda Kylie è sempre sempre super apprezzato, sempre super osannato, e quindi penso che possa essere un regalo che le persone apprezzano. Altri kit skincare secondo me super validi sono quelli di Fresh, i kit di Fresh. Adesso io non li ho qua perché ho i prodotti chiaramente senza formato natalizio, senza gift, non in formato gift set, però vi assicuro che ce ne sono tantissimi sul sito di Sephora che sono davvero ottimi e hanno dei prezzi super vantaggiosi, oltre ad essere comunque un brand high end, un brand sicuro che suggerirei, insomma dai 20 in poi secondo me è un brand top da fare, sotto i 20 sì, un bellissimo brand da fare, ma forse una persona, un teenager può apprezzare più il kit di Kylie, ma magari anche no, insomma vedete un po' in base a quali sono gli interessi delle persone, se sono persone a voi care conoscerete sicuramente anche i loro gusti. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like che per me è importantissimo, e se siete arrivati a guardare il video fino a qui scrivete hashtag Gracemas, hashtag Gracemas. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!